Probabilmente questo è il supporto per action camera definitivo per il mondo karting. Talmente semplice ma dannatamente efficace. Ma varrà veramente i soldi spesi? Chi mi segue dal 2017 sa bene che ho sempre cercato di introdurre inquadrature diverse per rendere meno monotoni i video, dalla classica POV che tuttora utilizzo magari con qualche variante sul tema, fino a quando poi ho potuto sfruttare appieno i tele da competizione come nelle ultime stagioni per poter creare delle inquadrature diverse e alternative. Ma c'è sempre stata un'inquadratura che non sono mai riuscito a replicare fedelmente, ovvero la classica inquadratura da radiatore. Correndo con i quattro tempi è difficile trovare un motore di questo tipo raffreddato a liquido e quindi poter sfruttare il radiatore, e fondamentalmente non sono mai riuscito a realizzare un'inquadratura di questo tipo per un motivo: non ci sono supporti che possono rendere la stessa identica inquadratura fino ad oggi. Infatti, spulciando un po' nei meandri di internet, ho trovato quello che molto probabilmente è il supporto definitivo per action camera dedicato al mondo kart, e sto parlando di lui. Talmente semplice e geniale, ma dannatamente efficace. Come vedete, ha una bellissima trama in fibra di carbonio, un semplicissimo tubo con agli estremi un supporto per GoPro da manubrio da bicicletta, un classicone molto semplice, efficacissimo, viene utilizzato tantissimo nelle gare nell'emisfero australe, tant'è che dovrebbe essere anche omologato. È leggerissimo, veramente una roba spettacolare, finitura perfetta. Nel kit vi arriva tutto quello che serve per il montaggio, dalla vite con relativo dado a il supporto bracciale con le gommine per fargli fare l'aderenza perfetta attorno al tubo, e ovviamente il tubo stesso. Per cui direi proprio che è giunto il momento di montarlo e di provarlo in pista. Voi che dite? E montarlo è di una semplicità disarmante. Come vedete, mi sono già provato avanti, ho già avvitato la vite più lunga, esagonale da 5 e chiave da 13, e passa la paura. Come va montato? Semplicemente avvitando sulla vite del sedile fino in fondo. Ok, bello fino in fondo. E poi inserire il bracciale, che comunque vi arriva corredato di brugolina. Io per queste prove lo cercherò di metterlo quanto più esterno possibile. Il supporto vi arriva corredato anche di vitina, però io personalmente credo che metterò su la classica vite GoPro per comodità, e il gioco è fatto. Ah, e quasi dimenticavo, consiglio spassionato: utilizzate i cavi in acciaio, vi eviterete grandi bestemmie e imprecazioni da parte di chi malauguratamente si dovesse ritrovare un action camera volante, e soprattutto avrete un pensiero in meno, soprattutto eviterete fatture per la ditta di demolizioni. Avete visto, è andato tutto alla perfezione, il supporto non ha fatto una piega, nonostante l'area sia molto veloce come pista e con un asfalto non perfetto in alcuni punti. Certo, non ammortizza gli urti e le vibrazioni, e qui dà una grossa mano la stabilizzazione flow state della Insta360, che fa veramente un lavoro perfetto, ma non mi sono mai preoccupato della stabilità del supporto e del rischio di veder volare una telecamera del valore di più di 300 euro. Il fatto di avere poi così tanto spazio permette anche di installare due telecamere, una rivolta verso l'azione davanti, mentre la seconda con un occhio rivolto a ciò che succede dietro. Oppure fate come me e ci piazzate una telecamera 360 per avere un'inquadratura sempre perfetta di ciò che accade in pista. Ho fatto addirittura fatica a smontarlo dopo le qualifiche della domenica mattina, da quanto era saldo e perfettamente avvitato, per cui direi super promosso. Anche se devo studiare un modo per alzare ancora un po' l'inquadratura, perché è ancora troppo bassa per la percezione che voglio dare. Veniamo quindi al momento di dirvi quanto ho pagato questo supporto. Prezzo originale $98, che al cambio attuale sono poco meno di 60 euro, ma se vi registrate gratis al sito avrete uno sconto di circa $10, che porta la spesa complessiva a €55,54, che mi sembra un ottimo prezzo per la qualità del kit complessivamente, a cui però bisogna sommare €33,28 di spese di spedizione con DHL e €37,40 tra IVA e spese doganali. Sapete come funzionano queste cose, no? Per cui complessivamente ho speso €126,22. Tanti?
Pochi, secondo voi? Fatemelo sapere nei commenti. Per me non è stata una spesa, ma un investimento, seppur di piccole dimensioni, per migliorare la qualità dei video che porto qui sul canale. Ovviamente in descrizione vi lascio il link al sito dove l'ho acquistato, che spedisce tranquillamente in Italia, anzi, ora come ora è l'unico che spedisce qui nel nostro paese, e credo proprio che ne vedremo delle belle nel prossimo futuro grazie a lui. E poi, dico io, volete mettere la libido di essere il primo in Italia a poterlo usare?